Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Danber Gamer e ricominciamo da dove eravamo. Allora, da dove eravamo rimasti praticamente potevamo finire là nella caldaia e morire, ma noi effettivamente abbiamo le gambe e quindi siamo riusciti a scappare. Adesso, effettivamente ci sono ancora gli gnomi, ma effettivamente credo che non servano più per la trama o per puzzle. Stanno facendo tutto il lavoro loro, poveretti. Va bene, andiamocene ragazzi. Magari riusciamo a scappare con tutti gli gnomi, anche se non credo effettivamente. Però se magari non prendo gli gnomi in braccio e passo soltanto, sarebbe anche bello. Quindi questa qui è tipo la loro casa? Però c'è un problema. Le loro ombre sono di bambini. Questo qui probabilmente sarà un altro punto per la lore del gioco. Probabilmente ci verrà spiegato tutto prossimamente. Oltre al fatto che continuano ad esserci disegni di Six. Quindi questi qua in teoria dovrebbero essere dei bambini trasformati in gnomi. Ma come hanno fatto a trasformarli? Vabbè, credo che lo scopriremo. Quindi andiamo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Siamo su un ascensore. Un ascensore. E qui cosa dobbiamo fare? L'ascensore è di The Lady, ovviamente. Perché non poteva essere qualcosa di meglio, tipo una sanguisuga che per non si sa come ha preso l'ascensore. No, The Lady, che se ci sgama essere qua sopra, siamo fregati. E perché io non sto zitto? Guarda, guarda, siamo stati palesemente scoperti da The Lady. Ma comunque noi proviamo a continuare ad andare avanti. Forse effettivamente questo qui è l'inizio del terzo capitolo e non quello del terzo episodio. Ma vabbè, comunque. Ok, siamo arrivati in cima e non so perché eravamo svenuti. Comunque, qui è abbastanza... cioè, si capisce che dobbiamo salire da qui ed entrare in quel condotto di ventilazione. Credo saltando per di qua e dondolandoci. Quindi questo qui effettivamente dovrebbe essere l'inizio del terzo capitolo, in cui finalmente dovremmo riuscire a scappare. Comunque continuano ad esserci gli gnomi. E abbiamo ancora la torcia, meno male. Quindi entriamo qua dentro e scopriamo di più. Ok, siamo tipo in una libreria. E sembra che qualcuno, come se fosse disperato nel cercare qualcosa dei libri. E qualcuno c'è stato qui anche recentemente, perché il fuoco sembra acceso, cioè sembra che si sia spento da poco. Comunque noi andiamo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Sì, guardate, qualcuno è come se fosse impazzito nel cercare qualcosa dai libri. Ok, credo che da lì non faremo niente e che dobbiamo andare a destra per vedere cosa dobbiamo fare. Ma effettivamente non so che cosa siano questi corridoi laterali. E questo qui? Cos'è? Una tenda. Mi sembrava tipo un posto dove magari qualcuno si poteva nascondere. E qui siamo con The Lady che mi sa che ci ha visto, eh? Ok, no. Non ci ha visto. Almeno non ancora. E qui... E dove è venuta Six? Non credo. Mi sa che questo qui è tutto un altro posto e là sopra c'è una chiave. È molto sospetto questo posto. Probabilmente la chiave ci servirà in qualche maniera. Quindi noi cercando di evitare The Lady, cioè, saliamo qui e vediamo cosa dobbiamo fare. Mi sa che questa qui sarà un'altra zona piena di puzzle. Comunque mi sembra un po' strano che siamo riusciti a passare da accanto The Lady così facilmente. Ok, ci sono molteplici stanze. Però non voglio entrare prima in questa. Il fatto che c'è lo gnomo, che vabbè, mo è sparito, però. Ok, dovremmo aprire la porta. Ma in che modo? Ok, ci sono dei segni a terra. E si possono prendere queste statue. Ok, no. Forse questa qui sarà un'altra parte. Ci sono tre segni a terra, un cerchio, un quadrato e un triangolo. Probabilmente dovremmo trovare qualcosa che combini su quelle mattonelle
per poter aprire la porta. O almeno credo che sia così. Nel mentre andiamo per di qua, cercando anche di illuminare ovviamente. E probabilmente ci saranno, per trovare quei pezzi da mettere nelle mattonelle, puzzle. Spero soltanto che i puzzle non mi durino mezz'ora. Ok, qui c'è la prima forma a quanto pare. Ma probabilmente si attiverà quello lì, si chiude la porta e moriremo. Quindi probabilmente questo qui lo dovremmo prendere dopo e sostituire con qualcos'altro che ha una forma quadrata. O almeno credo. Quindi questa stanza per ora non la possiamo fare. Ok, dovremmo trovare qualcosa di quadrato effettivamente. Quindi devo tenere gli occhi bene a vista. Proviamo ad andare dall'altro lato, magari lì troveremo qualcosa. Perché qui c'è tipo questa cosa qui senza senza ringhiera, come si chiama. Vabbè, noi continuiamo ad andare avanti e proviamo a cercare le cose che ci servono. Ho sentito tipo dei bisbigli. Che ci sia qualche nuovo nemico qui. E poi magari sali e non saltare. Grazie. E vediamo se qualcosa c'è. Se qua, qui sopra c'è qualcosa. Cosa posso fare? Posso andare tipo per lateralmente? No. Nemmeno per di qua. Ok, sembra che non posso farci niente qui. Almeno non sopra questa scala. Forse posso arrampicarmi sui libri e vedere cosa devo fare. Allora, vediamo se magari il gioco non si bugga. No, non possiamo salire. Però c'è questi libri per terra che si possono raccogliere. Vediamo. Cosa dobbiamo fare? Ok, sembra... fatemi... Allora, qui manca un libro. E sembra il libro che c'è là sopra. Qui sembra che manchi un altro libro. Quindi probabilmente dovremmo mettere tutti i libri al posto, no? Allora, qui ci sono i libri verdi. Vediamo se... almeno con forma che fanno dei cerchi... dei cerchi. Ok, questo qui va bene. Questo qui effettivamente non so se lo devo mettere da qualche parte. Ma non credo. Ok, questo qui, questo libro va qua. Ma effettivamente c'era quello là sopra che forse serviva a qualcosa. C'è questo che non so dove vada. Non credo qui per niente. Allora, ha forma di tipo come se ci avesse una maschera. Vediamo se troviamo il libro giusto per quello. Ok, possiamo spostare la scala. Infatti prima non potevamo salire. Quindi effettivamente il libro che abbiamo visto sopra probabilmente serve. Quindi saliamo e andiamo a prendere quel libro, sperando che ce ne sia soltanto uno. E che poi dopo questo libro ho fatto tutti i libri, perché effettivamente gli altri non so dove metterli. Ok, questo qui è il libro. Quindi sì, effettivamente era questo, perché lo possiamo prendere. E scendiamo. Ok, non mi sono fatto troppo male, tranne qualche caviglia rotta. Ma questo qui è un dettaglio. Il nostro protagonista può resistere a tutto, persino alle bombe atomiche. Forse a quello no, però è un dettaglio. E comunque ogni volta che metto un libro sento... sì, un meccanismo. E a quanto pare abbiamo risolto il puzzle. Ok, qui c'è una statua a forma quadrata. Quindi probabilmente questa qui sarà la statua che dobbiamo sostituire all'altra. Quindi facciamo quest'altro pezzo di puzzle e vediamo. Allora ragazzi, praticamente per un problema dell'audio ho dovuto finire il video prima. Però avevo fatto poco, cioè avevo trovato una statua di legno e forse nel video si è visto. L'ho portata al posto dell'altra statua. E la statua, quella quadrata, l'ho portata di sotto e l'ho messa nel suo piedistallo. Poi per il resto ho finito il video. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.
пиздец. Враг сзади по левому флангу. Рожко, колбасы, веселее, пацаны.